Quattro le pere che si portano a casa i simpatici inglesi del Brighton, tanto reclamizzato, tanto temuto da parte della critica, da parte di alcuni giornalisti. Insomma, io credo di poter dire molto umilmente che se andate a risentire, se avete tempo, il video col quale ho presentato questa partita, insomma, mi sembra di avere abbastanza centrato quello che era il reale valore o disvalore di questa formazione, che è una squadra che ha la caratteristica di alternare delle giornate dove segna tanti gol a giornate che prende le imbarcate come questa. Quest'anno il Brighton aveva vinto solo due partite nel 2024, fino adesso. È una squadra, se non sbaglio, al nono posto in Premier ancora, che si trova alla posizione numero 81 del ranking FIFA, mentre del ranking UEFA, mentre la Roma è al numero 9. Quindi è un po' come c'è quando ci sono i tornei di tennis, no? La testa di serie è come se avessimo, diciamo, fatto un tabellone, la testa di serie numero 9 contro la testa di serie numero 81, ma in questo caso addirittura direi una squadra arrivata con una wild card dalle qualificazioni. Era la prima partecipazione agli ottavi di finale d'Europa League e si è visto fin dai primi minuti, perché loro erano frastornati, erano timidi, erano incerti anche nel palleggio. Sono molto contento per la nostra curva, per la nostra tifoseria. Abbiamo avuto anche il piacere di poter pubblicare un video che ci è arrivato proprio dalla curva sud, pochi minuti prima del fischio d'inizio di questo Roma Brighton oggi cos'era, del 7 marzo 2024. Io dico sempre la data a beneficio di quelli che magari andranno a vedere questo video fra qualche mese o fra qualche anno, mi auguro ancora. Ed è anche per questo che do sempre le formazioni, perché giustamente voi mi direte: abbiamo appena vista la partita, sì, però poi se uno si va a rivedere il video fra un mese o fra 6 mesi, anche sapere chi era in campo dall'inizio è importante. Quindi sono molto felice, soprattutto per i ragazzi che vanno allo stadio, che fanno i sacrifici, mettono in fila addirittura 50 sold out consecutivi. Insomma, è tanta roba, ragazzi. Lo stadio Olimpico, stiamo a parlare di 65-70 mila posti. Non è uno stadio di provincia, eh? Non è facile mettere insieme. È vero che Roma è grande, ma qua si tratta di veramente di un record. Ritengo, allora, innanzitutto quello che voglio dire è che il Brighton, sapevo che era una squadra modesta, aveva tanti infortunati, perché probabilmente con la squadra titolare si sarebbe disimpegnata meglio. Però io ho visto proprio in avvio, li ho visti sbarellare, proprio come prevedevo del resto, di fronte a questo stadio, a questo scenario, cioè, erano un po' intimiditi. Meglio così. Davanti avevano una squadra che è la finalista UEFA dello scorso anno. Insomma, sono delle situazioni che quando tu poi cominci a giocare, cominci a vedere gente come Dybala, come tratta la palla, come stoppa la palla, insomma, ti rendi conto che hai di fronte degli avversari che sono più forti di te e vai ancora di più in affanno, soprattutto se hai una squadra che ha nella sua difesa l'evidente tallone d'Achille, no? Perché la difesa del Brighton è una difesa horror. Questa è una squadra che, con i giocatori che sono scesi in campo dal primo minuto questa sera, direi che vale, diciamo, un Sassuolo per quello che è il Sassuolo di quest'anno nel nostro campionato. C'è una squadra che lotta per la salvezza. Brighton in campo con Steele in porta, Lamptey, Van Eyck, Dunk, Igor, ex Fiorentina, e Spal, Gilmour, Gross, Buonanotte, Facundo, Buonanotte, Enciso, poi rilevato da Ansu Fati, che tutto sommato si è mosso abbastanza bene. Adingra è un ragazzo del 2002, ha 22 anni appena compiuti, campione d'Africa con la Costa d'Avorio, quindi è un compagno di squadra di
Ndicka è un giocatore che sicuramente ha giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo, e ha messo un po' a nudo le scarse capacità in velocità di Zeki Çelik. E anche, ecco, l'unica cosa che io noto in negativo di questa partita è che noi continuiamo a soffrire molto questi cross a centro area, perché oggi Welbeck è saltato, che il loro centravanti è saltato almeno 3 volte su questi cross di Adingra, e non è la prima volta, se andiamo a vedere quello che è successo nelle ultime partite, ricorderete contro il Monza il palo colpito da Djuric di testa, ma nella precedente partita la rete di Zapata sempre di testa con il Torino all'Olimpico, e poi ancora la rete a Rotterdam del giocatore Paixão, sempre di testa al centro area. Insomma, c'è questo problema, c'è. E la Roma ha risposto con Svilas, Çelik, Mancini, Ndicka, Spinazzola, che è un giocatore che, come vedete, De Rossi preserva per le partite europee, e questo è un segnale molto importante dell'importanza, appunto, scusate il gioco di parole, che De Rossi dà a questa competizione. Spinazzola poi non ha giocato neanche questa grande partita, però è un giocatore che ha una grandissima esperienza internazionale rispetto a questi giocatori che sono scesi in campo oggi, e questa esperienza pesa. Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku e El Shaarawy, che oggi ha sfornato 2 assist. Avevamo quindi in campo 2 campioni del mondo, Paredes e Dybala, 2 campioni d'Europa, Cristante e Spinazzola, un campione d'Asia, Evan Ndicka più Lukaku. Ragazzi, che è evidente che la partita doveva andare in una certa maniera. Il nostro merito è quello di avere probabilmente, mentre vedete che alle mie spalle, se faccio vedere qualcosa, stanno giocando Milan e Slavia Praga. C'è una punizione pericolosissima proprio dal limite. Se vediamo un attimo, c'è Hernandez sulla palla e il nostro ex Florenzi. Vediamo un po' come va a finire questa punizione, poi torniamo a parlare della Roma. Intanto il Liverpool ha vinto 5-1 sempre a Praga, con lo Sparta Praga oggi, mentre il Bayer Leverkusen, che era sotto 2-0 col Karabag, è riuscito a rimontare, è finita 2-2. Vediamo un po' questa punizione. Florenzi e Hernandez, come sempre anche il coccodrillo che va tanto di moda, alta sulla traversa, non era tirata male. Allora, dicevo che si parte subito questo Roma-Brighton con, al secondo minuto, un colpo di testa di Lukaku su cross di Spinazzola, para steal, era molto centrale, è andato di potenza il nostro centravanti. Al terzo minuto, diagonale di destro di Lukaku, ancora di Lukaku fuori, dopo un errore clamoroso in appoggio del loro portiere. Al sesto minuto rischia l'autogol Ndicka su quest'azione da sinistra, credo proprio, forse proprio di Adingra, con una deviazione un po' sfortunata, ma anche fortunata allo stesso tempo, di Ndicka, che va a colpire il palo alla destra di Svilar. Quindi sfortunata la deviazione, ma fortunato l'esito però. Al tredicesimo si sblocca con un gol del nostro campione, che scatta centralmente, riceve questo bellissimo taglio di Paredes. Molto alta la loro difesa, troppo larghi i difensori inglesi. Primo centro in Europa quest'anno di Dybala, e qui entra in campo un elemento che in questa partita ha avuto il suo peso: la gol tecno scusate, il fuorigioco semiautomatico. Perché vedere questo fuorigioco, o meglio, non commettere l'errore di vedere il fuorigioco in questa azione, non era per nulla facile, come non era per nulla facile nel caso del gol, il terzo gol di Gianluca Mancini, che anche là veramente è la roba dei millimetri proprio. Quindi ci sono stati 2 check in occasione di queste reti, e vi dico che a velocità normale
Non lo so come sarebbe finita, credo che non era facile veramente. Quindi stasera devo dire che dobbiamo dire grazie anche a questo, perché queste tecnologie tra l'altro stroncano qualsiasi polemica, ci si mette ad aspettare quello che è l'esito e il fuorigioco semiautomatico dà il suo responso. Quindi Roma in vantaggio al 13esimo, al 24esimo, testa del veterano Welbeck. Classe 90, para di piede Svilar, ma il tiro era centrale. Si segnala più volte, come vi ho detto, il velocissimo Adingra che mette in chiara difficoltà Celic, che proprio, non ha proprio la gamba per stare dietro a questi giocatori qua. Al 28esimo alto un colpo di testa di Lukaku, al 42esimo clamoroso l'errore di Dunk, che su un pallone abbastanza facile sbaglia lo stop sulla fascia destra, parte Lukaku, non gli sembra vero, e qui vediamo proprio la cosa più che ricorderò anche di questa partita, più buffa, cioè Lukaku che parte verso la porta con grande decisione, il portiere loro che invece di uscire alla disperata rimane in porta a aspettare il tiro di Lukaku, che ha tutto il tempo di prendere la mira e di mettere alla sua sinistra il pallone del 2-0, inspiegabile proprio la scelta del loro portiere, ma meglio così, insomma, è una squadra che ha delle lacune, quindi come anche abbastanza raro vedere a livello di Europa League un difensore che sbaglia uno stop così facile, regalando la palla al pericolo pubblico numero uno degli avversari. Gran parata di Svilar ancora su Welbeck con un gran colpo di reni, ma come vedete è una costante questi palloni che vengono messi alti nel cuore dell'area di rigore, che vengono sempre presi da questo centravanti. Bella la parata di Svilar, si va al secondo tempo, subito vicino al 3-0. Ancora Lukaku su passaggio ancora di Spinazzola. Al 48esimo, e poi c'è una fase nella quale mi è piaciuta la Roma nella sua capacità di scalare, di cambiare marcia verso il basso. Sul 2-0 ci siamo messi un po' dietro, ma senza chiuderci troppo. Abbiamo rifiatato, ed è molto importante questo, perché si può ottenere certi ritmi per 90 minuti con questi calendari che prevedono partite ogni 3 giorni, bisogna avere questa capacità di rifiatare. Non l'abbiamo fatto molto bene, non abbiamo concesso nulla se non uno sterile possesso palla e abbiamo trovato col 3-0 con questo cross da sinistra, e non mi ricordo sinceramente chi ha crossato, e Mancini che in posizione di centravanti anticipa tutti, anche Cristante, ma è evidente che anche in questa azione noi troviamo due giocatori della Roma contemporaneamente che vanno sul pallone nel piano dell'area di rigore non marcati. Insomma, è una difesa da veramente. È un pianto la difesa del Brighton, ma meglio così. Per una volta che il sorteggio ci ha fatto capitare una squadra del genere, bisogna solo essere contenti. Al 67esimo, testa di Cristante per El Shaarawy. Quindi no, testa di Cristante da El Shaarawy, non per El Shaarawy, e arriva il 4-0, arriva il 4-0, anche qui difesa proprio completamente malmessa, proprio una difesa proprio dove ognuno va per conto suo. Cioè. Non si può tessere le lodi di questi allenatori, di Francesco, De Zerbi, questa gente qua che non ha un equilibrio tattico, cioè che non hanno una fase difensiva, sono degli allenatori che devono assolutamente raffinarsi per pensare di poter avere delle carriere più importanti. Io quando penso che un Di Francesco ci ha portato a una semifinale di Champions, ho la prova che nel calcio la qualità dei giocatori conta tanto, ecco, perché se hai dei giocatori forti, molto forti, come quella Roma,
Tu puoi arrivare anche con un po' di fortuna alla semifinale di Champions con Di Francesco in panchina, insomma, ma poi lì ti fermi perché non sono allenatori che possono, ti fanno anche divertire, ma poi alla fine si perdono. Al 70esimo dentro Baldanzi e Boe per Dybala e Paredes, entrerà all'81esimo anche Llorente per Spinazzola. Nella finale di partita ci sono tanti falli di un Brighton che da un lato è nervoso perché sa di aver sbagliato completamente questa partita, dall'altro, tutto sommato, io sul 4-0 li ho visti anche della serie, raga, accontentiamoci di inviarne solo 4, perché se continuiamo a venire troppo avanti, questi ce ne vanno altri 2. Ma dato questa impressione qui, vedevamo De Zerbi abbastanza scontolato in panchina perché era consapevole che la sua squadra aveva sbagliato completamente l'approccio a questa partita. Sono andati in campo, come vi ho detto prima, soggiogati dallo splendore della coreografia bellissima dello Stadio Olimpico, della curva, con questo striscione spavaldo per l'Europa, la tua bandiera sventola, insomma, sono rimasti tramortiti, secondo me. E ci hanno messo un po' per capire dove stavano, ecco. Questo è la vero così. Una notizia che vi voglio dare è che la Roma, zitta zitta, tra Roma-Torino, Monza-Roma e Roma-Brighton, ha segnato 11 gol. Che sinceramente, se io avessi detto prima di Roma-Torino, Monza-Roma e Roma-Brighton, segniamo 11 gol in queste tre partite, voi mi avreste detto, ma cala un po', perché insomma sono tre squadre, non sono proprio delle squadre materasso. Per cui questo è un dato che è molto positivo. Adesso è un momento che va tutto bene, no? E poi abbiamo Dybala che sta crescendo di condizione, ma in generale abbiamo trovato anche un portiere che è in fiducia, che sembra anche un po' esaltarsi in certe situazioni. Rientrerà piano piano anche Smalling. Lorenzo Pellegrini è un'altra persona, non solo un altro giocatore. Da quando c'è stato il cambio di panchina, e sembra veramente uno di quei casi nei quali a un certo punto un giocatore si è messo a giocare contro il tuo allenatore, evidentemente per delle divergenze che ci sono state, forse anche tattiche, forse c'era qualche elemento che voleva effettivamente un baricentro più alto, voleva giocare di più, non lo so. Comunque, la sostanza è questa. È un momento che va tutto bene. Gli avversari che abbiamo incontrato, ricordiamocelo sempre, sono avversari di medio livello quando non sono stati scarsi. In molte occasioni sono stati anche scarsi. Questa sera è stato un avversario scarso. Però non commettiamo l'errore di dire, vabbè, tanto siamo già qualificati, andiamo in Inghilterra con 4-5 riserve, magari anche un giocatore della primavera, Pisilli, questa gente qua. Cioè, non commettiamo questo errore, andiamoci a giocare serenamente, lucidamente, che è una delle caratteristiche che mi sembra più interessanti della Roma di De Rossi, è la lucidità. Lo vediamo tante volte inquadrato durante la partita, lui dice sempre state calmi, ecco, mi sembra che lui predica questo, però manca la controprova contro squadre ben più forti di quelle che abbiamo incontrato, perché ricordiamoci che contro l'Inter poi nel secondo tempo ci hanno fatto una capoccia così, Partiamo sempre da questo e lavoriamo sulle cose che non funzionano, non su quel che oggi dirà, sì, la Roma magica, se la radio non si parlava di magica Roma stasera, sì, la magica Roma contro Brighton, che avessimo giocato contro il Liverpool, era tutto da vedere. E quindi concentriamoci su quelle cose che non vanno. Ecco, io noto che molto spesso questi cross a centro area finiscono sulla testa dei nostri avversari, nonostante che poi avevamo Ndicka, che è un giocatore che fisicamente assolutamente ci sta, ci sono diversi opinionisti e youtuber che dicono: ma Ndicka l'avete tutti criticato, invece Ndicka è un buon giocatore, non è assolutamente scarso. Ndicka è una persona molto disciplinata che cerca sempre di non allargarsi troppo.
non rischia, fa sempre la cosa più semplice, più opportuna. Ecco, però non è che mi sembra proprio un fulmine di guerra anche sulle palle alte, eccetera. Cioè, credo che sia un giocatore che bisognerebbe sfruttare anche il fatto a fine stagione che ha vinto la Coppa d'Africa, quindi ha comunque una certa valutazione in questo momento per fare veramente in questo caso una bella plusvalenza. Però è un giocatore che non rompe mai le palle, che non è falloso. Ci sta dando una mano, ripeto, non è certamente un fulmine di guerra. Comunque, Baldanzi, quando l'ho entrato, io continuo a vedere un ragazzo che un po' alla ricerca della sua identità. Mi sembra che lui non riesca molto a tanto 22esimo, ancora 0-0 Milan Slavia Praga. Non mi sembra molto integrato a me nel gioco della squadra, però aspettiamo, vediamo un po'. Io vedo che ogni volta che c'è un contrasto qualcuno vola da una parte all'altra, speriamo bene. Se non altro, fa rifiatare oggi sul 4-0 ci stava benissimo, insomma, far rifiatare una ventina di minuti. Paolo Dybala salutato dall'ovazione naturalmente della folla, che è sempre più innamorata di questo grande giocatore. E a questo punto io dico questo, ragazzi. Fiorentina-Roma il 10 marzo, quindi il 10 marzo è domenica, è una partita che è anche stimolante, anche interessante, no? Contro il nostro ex Belotti, però considerando che la Fiorentina è una squadra che sbaglia un sacco di gol, che non è molto fumo, tanto fumo e poco arrosto, che non ha poi una difesa trascendentale, no? Io ho un pensierino anche ad andare a vincere a Firenze per mandare veramente un segnale molto chiaro alle prime posizioni di questo campionato. Ce lo farei, perché io credo che se noi facciamo una partita corta, intelligente, lucida, come sembra in questo momento in grado di fare questa squadra, io non vedo una Fiorentina più forte della Roma, assolutamente. Sì, avranno il vantaggio del fattore campo, partiranno magari forte, ma io credo che adesso cercheremo di mettere un po' a fuoco maggiormente questa partita piano piano. Ma è una partita che beh, fino a qualche settimana fa mi preoccupava, ma io tutto sommato penso, se noi riusciamo a ripetere la partita che abbiamo fatto contro il Monza, si può anche da Firenze tornare con un risultato positivo. Archiviamo quindi questo 4-0. Bravi tutti, quando si vince siamo tutti contenti. E non dobbiamo essere incerti sul nostro cammino in Europa, perché noi veniamo da due finali in Conference e in Europa League. Quindi è vero che c'è qualche squadra molto rognosa, una è alle mie spalle. E Milan, il Liverpool, Bayer Leverkusen, mettiamoci dentro anche l'Atalanta, che è una squadra rognosa pure quella. Però queste squadre si possono anche incontrare fra di loro a un certo punto, no? Non è che arriviamo in finale e le incontriamo tutte e quattro, no? Ci sono quarti, semifinale e finale. Noi, passando questo turno, dobbiamo incontrare tre avversari. Speriamo che si incroci anche un bel Milan-Liverpool, per esempio, no? Che si eliminano fra di loro. Un sorteggio nei quarti sarà una squadra forte, ma ci si può giocare. Poi in semifinale e finale sicuramente avremo due avversari molto forti. Però non mettiamo limiti, non mettiamo limiti, perché recupereremo anche Smalling, è un giocatore importante. Da aprile, dal 7 aprile precisamente, dovremmo avere la disponibilità anche di Tammy Abraham, che può essere un cambio anche lui, se tutto questo tempo fermo, anche può giocare anche delle partite in campionato, far rifiatare qualcuno quando è il momento, no? Non mettiamo limiti, perché noi quest'anno siamo partiti sempre dalla finale. Noi dobbiamo ragionare come fanno i tennisti, che sapete che nella classifica ATP, no? I punti si conteggiano in funzione dei risultati di quel torneo dell'anno precedente. Cioè, se tu arrivi in finale e
l'anno dopo esci al terzo turno, perdi un sacco di punti. Per mantenere lo stesso punteggio devi arrivare almeno in finale, no? Nel rank. Noi dobbiamo cercare di ragionare così. Noi siamo una squadra che parte da quello. E in questi anni abbiamo accumulato tanta esperienza perché abbiamo fatto tante partite difficili. Il Feyenoord, la Real Sociedad, il Bayer Leverkusen, l'altra Francoforte, tutte queste squadre, no? Il Siviglia, cioè tutta sta roba che abbiamo macinato, probabilmente ci ha anche un po' temprato, ci ha forse reso anche più furbi in alcune situazioni. E stasera mi sembra che si sia visto questo andare in campo della serie alla Marchese del Grillo, no? Cioè, noi siamo una squadra che arriviamo dalla finale dell'Europa League, voi ma chi siete, chi vi conosce, insomma, è stato un po' questo l'atteggiamento. Speriamo quindi che tutto prosegua su questo binario, ovviamente arriverà a un certo punto anche una battuta d'arresto, non è che possiamo buttare via tutto nel caso che arrivi una battuta d'arresto, qua prima o poi qualcosa sbaglieremo, perché si può sempre vincere. Fiorentina Roma, Roma Sassuolo, Lecce Roma. Non mi sembrano partite che possono farci pensare a uno scivolone, però a un certo punto ci possono essere tanti fattori, anche la stanchezza, dopo tutte queste partite accumulate, poi ci sarà anche il ritorno col Brighton e vediamo un po' se molti, diciamo, in radio dicono la cura dei rossi funziona. Io invece direi che più che altro è un momento positivo perché io non, sinceramente faccio fatica a pensare che con Mourinho i risultati sarebbero stati molto diversi. Cioè, voi pensate che questo Brighton di questa sera avrebbe battuto la Roma con Mourinho in panchina? Non credo proprio. Magari invece di 4-0 diciamo 3-0. Ecco, però magari abbiamo controllato un po' di più la partita in alcuni momenti, ma non, sinceramente dobbiamo rimanere coi piedi per terra perché dobbiamo valutare sempre con molta attenzione quello che era il valore degli avversari che abbiamo incontrato da quando è arrivato De Rossi. Quindi, ragazzi, voi capite, insomma, Salernitana Roma, Roma Cagliari, poi c'è Roma Inter, Feyenoord Roma, c'era anche un Roma Verona, Frosinone, Torino Monza, Brighton. Insomma, noi abbiamo giocato con Inter Milan, Juventus, Liverpool, insomma, abbiamo giocato con squadre che erano anche alla nostra portata. Grazie per l'attenzione e un abbraccio.